Importante è questa permanenza lunga del cibo nello stomaco che viene lavorato e fa quasi da riserva per tutto il giorno, ecco perché per esempio abbiamo visto il gatto ha dei cicli più lunghi, perché il cibo viene lavorato a lungo nello stomaco e questo comporta anche ovviamente delle possibilità di assimilazione di sostanze nocive, quindi la scelta del cibo di qualità è importante. Purtroppo vedremo dopo, nell'ambito dell'alimentazione animale spesso i cibi non sono all'altezza, soprattutto sui fatti sul cibo negli Stati Uniti, e su questo volevo citare secondo me il libro più bello che ho letto sull'argomento di questi due autori, Pete Kiernan, La medicina naturale per cani e gatti, c'è una bellissima introduzione all'argomento alimentazione per i nostri animali, c'è anche, secondo me, la cosa più importante di questo testo è l'approccio olistico. Quindi non c'è soltanto inseguire le singole patologie, ma si cerca di fornire una visione d'insieme dell'animale. Ovviamente, essendo un libro, secondo me, pioniere da questo punto di vista, soffre di alcune piccole carenze, però è molto pieno, come giusto che sia, di esperienze dirette. Io dico sempre, quando si compra un libro bisogna attingere da quelli che hanno esperienza diretta sull'argomento e fanno delle cose, avendone poi gli strumenti teorici, perché su questi argomenti poi magari si incappa in alcuni testi anche interessanti per certi aspetti, però questo per esempio soffre di alcune ingenuità. Lorena Di Modugno Danisi ha scritto questo libro, anche questo me lo sono letto quest'estate. Qua e là però questa è una signora che detiene un grande allevamento, non è veterinaria, parla di moltissime terapie non convenzionali attribuendole automaticamente agli animali, e a mio avviso soffre di alcune ingenuità che sono legate al fatto che gli mancano alcuni strumenti di base teorici che si forniscono poi una chiave di lettura del panorama delle medicine convenzionali e anche dell'opportunità di usare nel caso per caso sull'essere umano, sul piccolo animale. Ecco l'ultimo che volevo citarvi, già per chiudere il discorso libri, questo non riguarda le medicine non convenzionali, ma un approccio generale, diciamo domestico all'animale, alle loro patologie, rimedi casalinghi per cani e gatti. Questo ne esiste una cosa simile anche per gli esseri umani, è fatto da uno staff di medicina prevention di un'associazione di medici, in questo caso veterinari americani, quindi ogni capitolo è fatto da uno specialista. Alcune volte i consigli sembrano banali, quasi ovvi, però spesso io noto che proprio sull'ovvio che non ci si capisce, qualche volta si fanno delle cose fuori dall'ovvio, e quindi si prendono delle sforciatoie, delle allungatoie, anzi invece di fare le cose più immediate si fanno delle cose più cervellotiche, e quindi per evitare di fare anche del male ai nostri piccoli amici, credo che anche questo testo possa essere uno strumento importante. Tra l'altro su questo testo si trovano anche diversi piccoli rimedi naturali che vale la pena citare. Faccio l'esempio del piretro. Il piretro è una pianta, una composita, che ha un'azione antiparassitaria piuttosto intensa, che può essere diminuita, diciamo, in concentrazioni massime del 15%, e che si può usare in piccole concentrazioni per l'animale, soprattutto per l'ambiente frequentato dall'animale, per allontanare o per uccidere anche dei parassiti. Questo perché anche purtroppo un grosso problema oggi che può costruire prevenzione è l'utilizzo di prodotti idonei contro i parassiti, che spesso invece gli animali vengono bombardati di sostanze chimiche che sono tutt'altro che abbiamo visto. I nostri piccoli amici sono molto sensibili alle sostanze nocive, avendo un metabolismo molto veloce, purtroppo sono anche degli indicatori. Io penso sempre ai famosi canarini nelle miniere che venivano utilizzati per indicare quando c'erano dei problemi legati. Ecco, io penso che in qualche realtà forse questi canarini sono proprio loro, nel senso che il nostro disagio viene segnalato dal loro malessere. E quindi in qualche modo cercare, come si sta facendo, ormai stanno uscendo dei prodotti anche molto interessanti, voglio citare tutta una linea di prodotti che è uscita a base di olio essenziale di NEM, così come linee intere stanno uscendo di prodotti omeopatici dedicati soltanto all'uso veterinario. Questo è molto importante,
ricordiamoci che gli oli essenziali però hanno anche una grossa proprietà olfattiva e può creare anche dei problemi a un animale che vive in un universo di odori molto diverso dal nostro, in cui l'odore è fondamentale per il riconoscimento, per l'identità stessa dell'animale, che riconosce il suo odore e l'odore degli altri. Però alcuni oli essenziali comunque sono stati utilizzati con un certo successo, abbiamo citato quello di Neem, possiamo citare quello di menta, che è utile anche per le forme di prurito, per qualche forma di raffreddore, sempre in forme diluite ovviamente, non mai concentrate, perché abbiamo visto che la cute dei nostri piccoli amici è molto sensibile. E un altro olio che si può utilizzare con discrezione è quello di wintergreen o di cauteria, perché contiene un po' di salicilato di metile che può essere utile per frizioni antinfiammatorie e antidolorifiche.